finisco all'inizio. Buonasera. Buonasera a tutti, mi fa piacere di essere qui a San Giovanni in Fiore, nel quartiere Timpone. Io sono Marco Marchese e rappresento Leos Arcigay Cosenza, che si è preso cura di organizzare questo incontro di stasera. E ringrazio prima di tutto Alfredo Federico, che è il presidente dell'associazione UNESH, che ci accoglie e che ha organizzato questa manifestazione qua stasera. Parleranno diverse persone, ve li presenterò mano a mano. Vi dico che qui stasera parleremo di omofobia, come avrete potuto vedere dai manifesti, e le rappresentanze delle varie associazioni LGBT, questa sigla LGBT che adesso sta incominciando ad entrare nel sentire comune, significa, cioè è identificativo di quella che è la comunità lesbica, gay, transessuale e bisessuale. Le associazioni e le sigle calabresi che rappresentano questa comunità e che si preoccupano di organizzare manifestazioni contro l'omofobia piuttosto che manifestazioni per i diritti della comunità LGBT sono l'associazione EOS Arcigay di Cosenza, l'Arcigay Due Mari di Reggio Calabria, poi c'è l'associazione Calabria Radicale che è in provincia di Catanzaro, Certi Diritti Calabria che è anche questa in provincia di Catanzaro, ma sono tutte associazioni che operano in ambito regionale, Equality Italia e Omocrazia. Io adesso questa brevissima introduzione, sono tante le persone che parleranno quindi sarò brevissimo, dirò poi alcune cose nel corso di questa manifestazione, ma nell'incalzare degli interventi che ci seguiranno il primo è assolutamente d'obbligo, per cui invito al podio Alfredo Federico che introdurrà la serata e che è il presidente dell'associazione UNESH. Prego. Io sarà un saluto veloce perché diciamo che diamo spazio alle persone che abbiamo invitato, quindi diamo modo poi a loro di portare avanti il convegno, questo incontro. Noi come quartiere qui ci teniamo soltanto a dire che il nostro è un quartiere gay friendly, se la pronuncia è giusta, quindi benvenuti a tutti voi. Sono chiaramente emozionato. La mia vecchia allergia. E che siccome faccio l'attore io nel tempo libero, però sono un artista davvero. Allora, dopo l'allergia e la finta scena che non è una finta scena, questo incontro è nato per i ragazzi gay di San Giovanni in Fiore, che hanno avuto comunque il coraggio di dichiararsi, hanno avuto comunque in passato diversi problemi, vorrei dire, insomma, quindi è appunto dedicato a loro, mi fa piacere che vedo qui Giuseppe, quindi, il quale ho seguito per diversi mesi, però dati i suoi innumerevoli impegni forse non poteva essere presente, quindi diciamo che è per lui questo convegno, questo incontro. Poi niente, insomma, tre parole, giusto questo. In futuro qui speriamo di sistemare delle vecchie casette che c'è in progetto di sistemarle e di fare poi non solo una giornata ma fare anche una settimana di incontri continui e di fare davvero un gay village qui nel Timpone. Quindi chiaramente questo non è da fare nell'immediato, però i progetti ci sono da qui a 5 anni che stiamo rivalutando un po' questa zona del paese. Chiaramente non abbiamo grossi fondi, grossi finanziamenti, ma contiamo nel supporto di Dio Gunesh, il Dio Sole, quindi speriamo che quanto prima riusciremo a portare a segno questi nostri progetti.
i progetti sono tanti, quindi questa sera non è il momento di parlare dei nostri progetti, ma parlare dei vostri progetti. Quindi finisco qui. Grazie ancora. Grazie, grazie ad Alfredo. E, allora, dopo questa breve introduzione, adesso incominciamo ad affrontare alcuni dei temi importanti che ci accompagneranno lungo questa serata. Il primo tema che vogliamo affrontare è il tema della transfobia, e l'abbiamo messo all'inizio proprio perché generalmente sono proprio, è proprio questo il tema che è relegato agli ultimi fra gli ultimi. E quindi noi vogliamo un po' invertire l'ordine della scaletta degli interventi di questi incontri pubblici, e adesso prenderà la parola Riccardo Cristiano. Riccardo Cristiano, che per mestiere è il direttore di un ufficio postale e che si occupa di rappresentare l'associazione radicale Certi Diritti. Questa associazione si occupa appunto dei diritti della comunità LGBT ed è molto orientata sui diritti proprio delle persone transessuali, e si occupa anche questa associazione di prostituzione. È quell'associazione che ha portato l'istanza del matrimonio gay alla Corte Costituzionale, e questa sentenza di Corte Costituzionale poi dopo, che non ha ammesso il matrimonio gay, ha detto però delle cose molto importanti, e ne parleremo nel corso degli interventi. Prego Riccardo. Allora, buonasera a tutti. Come diceva poco fa Marco, in questo convegno si parla principalmente di omofobia, però ci sono varie forme di omofobia. Esiste appunto la transfobia, che è quella avversione nei confronti delle persone transessuali e che vivono tutti i giorni situazioni, ad esempio può capitare che queste persone vengano discriminate anche sulla base dello stesso aggettivo. Si sente spesso nei telegiornali, io l'ho sentito, figuratevi, l'altra sera in un TV nazionale, parlando della vicenda di Marrazzo, si parlava del transessuale. Però non è giusto dirlo, perché se è una persona che prima era uomo e transita verso un corpo femminile, si dovrebbe parlare della transessuale. Già questo è una piccola minuzia che fa meno discriminazione. Poi ci sono altre situazioni molto banali, come quando si viene fermati dalla polizia per un controllo e sui documenti non si è ancora diciamo, attribuiti quel carattere normale che dovrebbe essere, invece apparentemente non è. O anche, non lo so, i controlli di sicurezza all'aeroporto, succede spesso che si venga fermati e ci sono degli imbarazzi da entrambe le parti. L'associazione Certi Diritti si basa proprio su queste discriminazioni che avvengono quotidianamente, si occupa vabbè delle coppie di fatto, ma si occupa principalmente di questi fattori. Credo che per poter affrontare la cosa non si debba farlo solo dal punto di vista legislativo, ma le istituzioni nascono in famiglia, nelle scuole, quindi i genitori dovrebbero parlare normalmente con i propri figli di quello che è una cosa naturale. Quindi l'omofobia nasce principalmente da qualcosa che non si comprende. Come si può fare a comprendere quello che è un diverso orientamento sessuale, e quindi anche una persona che apparentemente non è come ce l'aspettiamo? Di certo è informandoci, parlando con le persone che magari ci passano di fianco tutte le mattine, nemmeno ce ne accorgiamo, perché non c'è nessuno ce l'ha scritto in faccia che è un transessuale. Però poi, leggendo i documenti e magari, non lo so, parlando con questa persona, ascoltando la propria storia, si riesce ad acquisire questa concezione. Io vorrei parlarvi di una data importante da ricordare. Forse pochi lo sanno, chi è dell'ambiente la conosce. Il 7 settembre dell'anno scorso veniva a mancare una persona molto importante dell'ambiente trans, che è Marcella Di Folco. Marcella, oltre ad essere stata la prima presidente del MIT, che è il movimento che lotta, diciamo, contro le discriminazioni sessuali, e soprattutto per il movimento che si occupa dell'identità transessuale, è stata una delle prime ad affrontare il passaggio
del cambiamento di sesso, della riattribuzione sessuale. Lei ha lottato e ha fatto, diciamo, della sua battaglia una bandiera, associandosi magari con i Verdi, e quindi è stata addirittura la prima a essere eletta a Bologna, la prima transessuale eletta a Bologna. Una persona normalissima che addirittura è stata scoperta dal grande Fellini, perché ha recitato in molti suoi film, tra cui Grand Hotel, ed è stata, insomma, apprezzata da Monicelli e da altri registi. Lei era un personaggio particolare, oltre imponente, molto forte. Nel 17 di maggio dell'anno scorso è stata ricevuta insieme ad altre associazioni LGBT dal presidente Napolitano. E in questa manifestazione è successo un fatto curioso. Infatti ne parlavamo l'altro giorno con Marco, proprio ricordando, insomma, questo passaggio. Marcella aveva un carattere dissacrante, era, sì, molto, proprio dissacrante. Dalla battuta pronta, insomma. Ha sofferto molto, ma è una persona che comunque aveva combattuto con l'ironia molte cose. E l'aneddoto è curioso. Passava appunto accanto al... era in compagnia del presidente Napolitano, e lì alla Camera e al Quirinale ci sono i corazzieri, che sono appunto i gendarmi, insomma, che sono lì preposti alla sicurezza. E passando di fianco uno di questi, rivolgendosi al presidente Napolitano, ha detto: quando ero uomo me ne sono fatta tanti come lui. Ed è scappata, diciamo, una sorta di ilarità. Si è, diciamo, rischiato l'incidente magari diplomatico, però per dire che anche in determinate situazioni bisogna sdrammatizzare, prendere le cose con allegria e non fissarsi troppo sull'apparenza, su, non lo so, quello che può sembrare all'inizio qualcosa di difficile, perché nulla è difficile. Io prendo ad esempio anche un'altra parola che penso che nel cristianesimo sia il caposaldo, quello di non fare agli altri quello che si vuole si faccia a se stessi. Basterebbe semplicemente questo piccolo concetto per non discriminare e per non prendere, diciamo, delle strade sbagliate. La strada giusta sarebbe quella di comprendere. Quindi io vi consiglio, se volete, modo giusto per ricordare questa persona, che il 7 settembre farà un anno dalla sua morte, sarebbe quella di informarsi sull'omofobia e sulla transfobia. Ormai esiste internet, basta andare su internet, informarsi e parlare anche a un amico, diffondere questo messaggio, un messaggio d'amore, perché credo che la prima forma di conoscenza sia quella di far conoscere alle persone che l'amare, l'essere una persona diversa per gli altri, non è diverso nulla, alla fin fine è sempre la stessa cosa. Cioè, l'unica cosa che ci accomuna è proprio questo, il fatto di essere tutti uguali dinanzi alla legge, ma soprattutto dinanzi alla persona che ci sta di fronte. Grazie, buonasera. Grazie Riccardo. Lui ci ha introdotto a quello che è il tema che vogliamo trattare stasera. L'omofobia, questa parola ancora nuova. Io vi devo dire la verità, a me il termine omofobia non piace molto, ma non perché non descrive che cos'è, quindi l'avversione contro le persone che amano le persone del proprio stesso sesso, quindi gli omosessuali. No, non la descrive in pieno questa parola, forse perché è una parola che si conosce da poco. L'omofobia, ci dobbiamo rendere conto che è una vera e propria espressione di razzismo. Il razzismo non è soltanto la discriminazione che si compie nei confronti di una persona che ha la pelle di un colore diverso. I razzismi sono, oppure chi appartiene ad una determinata razza, oppure appartiene a una certa nazionalità. E l'omofobia è una radice di questa pianta più grande che è il razzismo, e per tale va trattata e riconosciuta. I transessuali sono le persone che subiscono più discriminazioni in tal senso, sul posto di lavoro, in famiglia, ovunque. Sono le persone più derise nella società. Ma non sono soltanto loro, i gay e le lesbiche sono anche queste persone fortemente discriminate sul posto di lavoro, in ambiente familiare, nella società, e non è una cosa bella quando ci si sente, diciamo, ridere dietro per quale motivo poi? Per un motivo che non esiste, per un'avversione che non ha nessun tipo di consistenza in sé. E il fatto che noi viviamo in un'Italia che ha una scarsità di diritti pure, che riconosce pochissimi diritti
alla comunità LGBT, quindi lo ripeto nuovamente, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, questo denota di un paese, denota ancora un paese che non è maturo e che deve ancora fare una lunga strada per combattere qualche cosa che poi alla fine è il razzismo. Questo mi introduce, ci dà un po' la sponda per parlare un po' più approfonditamente del tema dell'omofobia attraverso l'arte di Vincenzo Perrellis, che invito ad avvicinarsi al podio, perché Vincenzo Perrellis, che è docente a San Martino di Finita nell'entroterra cosentino, è l'autore di uno splendido romanzo che si intitola Oltre, pubblicato da Pellegrini e che adesso ci presenterà, quindi ci farà conoscere Stefan e Aristei, questi due ragazzi del 500 e la loro vicenda. Adesso gli farò anche io qualche domanda e poi, se avete interesse ad acquistare il libro, è disponibile di là. Quindi in più Vincenzo rappresenta qui anche l'associazione Equality Italia. Ci vuoi parlare un po' dell'associazione e poi ci vuoi spiegare un po' la trama del tuo libro? Il libro che fra l'altro è stato premiato al concorso letterario Aspromonti Autori da Scoprire. Buonasera. Grazie davvero all'associazione Bulesh che ci ha dato l'opportunità di essere qua stasera insieme a voi. Ma commosso anche a me sentire Alfredo, sentire che diceva questo è un quartiere gay friendly. Questo è molto bello e tocca molto, anche perché io sono calabrese di una piccola comunità. Noi a volte non conosciamo e non apprezziamo la nostra Calabria e nemmeno noi stessi che ne facciamo parte. La nostra è una terra buona, essenzialmente buona, che ha una grande cultura, una grande tradizione, anche dal punto di vista della sessualità. Da qua ho i Bruzzi, di cui non si conosce molto, però almeno cioè sono stati tra i primi, però poi i Greci e poi ci sono passati i Latini, insomma, sappiamo tutti che idea avessero della sessualità. Abbiamo una tradizione, è una tradizione anche di, non solo storica, anche attuale, mi limito a dire tolleranza, che è già un primo passo, ma non basta, non è sufficiente, perché dalla tolleranza si deve passare comunque alla conoscenza. Dopo la conoscenza viene la comprensione e sarebbe l'ideale, come diceva Riccardo prima. Ci sono dei passaggi da seguire. Comunque penso che in Calabria ci sono tutte le fondamenta perché si arrivi a una cultura ancora più aperta, più libera, più comprensiva e più inclusiva delle diversità. Lo abbiamo dimostrato in tante occasioni. E questo romanzo, tra l'altro, ha vinto non il premio Aspromonti, si è aggiudicato il premio del presidente della giuria, che è il professor Pasquino Cruppi, che è un esperto di storia della letteratura calabrese. E lui, come disse lì al concorso, ha apprezzato anche la giuria, perché comunque eravamo tre rimasti in finale. Credo io fossi come voti al secondo posto, però lui ha voluto che avessi questo premio speciale perché oltre ad aver trovato interessante lo stile e tutto il resto narrativo, affermava che è il primo testo di letteratura, il primo romanzo calabrese scritto da un calabrese ambientato in Calabria in cui il tema è l'omosessualità. E anche lui osservava che avevamo un forte ritardo come calabresi. Io, come diceva... Ti interrompo perché volevo farti una domanda. Allora, nel tuo romanzo i protagonisti sono Stefano e Aristei, che sono due ragazzi poco più che ventenni, questa loro storia tormentata. Prima di tutto ti chiedo com'è che ti è nata l'idea di ambientare questo romanzo nel 500. E poi l'altra domanda è quella,
Perché poi dopo questo epilogo in questo libro, anche se devi riuscire nel non svelare il finale, altrimenti si perde la sorpresa? È una domanda da 100.000 copie. Io la mia professione è docente di lingua e letteratura albanese e cultura albanese alle scuole medie, perché lavoriamo per progetto. Sono un amante già da ragazzino della cultura popolare e Ardresh, perché io provengo da una comunità Ardresh, San Martino di Finita, che ha una ricca tradizione. Mi interesso soprattutto non solo di lingua, ma anche di etnomusicologia, di canti. Dirigo un gruppo, ho sempre cantato, mia madre lavora al telaio, insomma sono cresciuto in un ambiente culturale popolare molto forte, molto ricco, che mi ha sempre appassionato. Però già da ragazzino avevo questo sogno di scrivere, mi piaceva la letteratura, l'ho sempre coltivata nel senso di come lettore, come studioso, però avevo un po' di timore a iniziare. Poi è arrivato il momento in cui ho pensato devo farlo ora, se no poi invecchio troppo, avrei dovuto incominciare prima. Pubblico. Ovviamente la prima idea era stata quella di far conoscere anche attraverso un romanzo e non più con i saggi, la cultura popolare, quella che conosco meglio, che è la cultura Ardresh, di una piccola comunità, e quindi lo faccio con un romanzo. Ovviamente per fare un romanzo e non un saggio la cosa principale è avere una storia, no? Allora proprio prima ancora del concorso, ovviamente, cioè ho pensato qui si fa tanta letteratura, no? Però sembra tanta cinematografia, però pare che l'amore omosessuale non esista. Se lo fanno sono registi gay o comunque registi illuminati o scrittori un po' illuminati. E noi abbiamo autori anche calabresi molto in gamba, abbastanza noti, famosi, però riusciamo a riconoscerci fino a un certo punto. Cioè io non ci sono mai là dentro, no? Io amo, adoro García Márquez, Carmine Abate, che di qua vicino è un Ardresh anche lui, però io là dentro e quelli come me non ci sono mai. Quindi ho pensato la storia, se deve essere un romanzo, deve esserci una storia, deve essere gay, ma non perché sia gay io, perché se non lo faccio io, non lo facciamo noi, gli altri non lo fanno o lo fanno raramente, e credo di continuare sempre su questa scia. Allora ho legato le due cose. Quindi il tema del romanzo è una storia gay, ovviamente ambientata nel 500, sono delle difficoltà che poi non è che fossi molto documentato per lo sviluppo della storia, per i personaggi, gli atteggiamenti, le reazioni della società in cui vivevano, mi sono documentato sull'epoca, ma non sulla mia comunità, ovviamente su quell'Ardresh, e poi mi sono basato molto su quello che è un po' la mentalità, la visione che si ha nelle nostre comunità tuttora, non solo quelle Ardresh, ma calabresi in genere, questa omosessualità un po' diffusa, questa bisessualità, come se fosse un percorso formativo che tutti devono attraversare, almeno gli uomini sono meno informati sulle donne. Poi però ognuno segue la strada giusta, no? Come dico là, a un certo punto si abbandona il disordine della natura per abbracciare l'ordine sociale. Come se comunque il destino è quello, no? E poi si vivono comunque tanti drammi. Io qui non sto ora a sponsorizzare né la bisessualità né un'altra forma di sessualità, perché sono tutte giuste e legittime. Però anche attraverso questo romanzo volevo dare un motivo in più, un motivo di riflessione, un momento di riflessione sulla propria vita, perché poi deve partire essenzialmente la lotta della liberazione da noi stessi. Spesso l'omofobia interiorizzata fa più danni dell'omofobia che arriva dall'esterno, perché si porge il fianco al nemico, tra virgolette. Io, come dicevo all'inizio, credo che
la società calabrese non solo sia molto aperta, molto volenterosa di conoscere gli altri, le diversità anche con gli immigrati, insomma lo dimostriamo con tutti i limiti, no? Però bisogna esserne più coscienti, quindi bisogna confrontarsi e deve partire, non dobbiamo partire con prevenuti, anche sulla famiglia, cioè io rabbrividisco quando dei giovani che hanno molte più possibilità oggi perché la cultura un pochino è cambiata dicono non sia mai lo scoprono i miei genitori, poi magari vanno a parlare con i genitori, l'avevano già capito e si stavano preoccupando loro di come riuscire a comportarsi con il proprio figlio o la figlia per non sbagliare, per non ferire. Quindi deve partire da noi e ovviamente bisogna confrontarsi con gli altri, farsi conoscere dagli altri, anche per abbattere un po' gli stereotipi. E quindi, tornando al tema un po' di questa sera, poi parleranno meglio gli esperti, lo Stato, le istituzioni hanno un ruolo anche importante, perché la gente spesso poi si sente legittimata, no? È proprio assurdo, io non riesco a concepirlo, forse sono un po' ingenuo. Come fa uno Stato a non voler fare, a rifiutarsi, un Parlamento in questo caso, di approvare una legge contro l'omofobia, cioè contro una forma di violenza, a volte subdola ma molto pesante, che a volte porta a conseguenze veramente disastrose. Ne parleranno poi gli altri di questo. Sul finale del romanzo, no, non è, sì, adoro anche Leopardi, non è per una forma di un'idea pessimistica della vita, forse sotto sotto un po' sì, perché poi ognuno quando scrive ha già preso dagli autori che ha studiato, dagli autori che ha come riferimento letterario ma anche ideale. Però non potevo fare altrimenti, perché comunque siamo nel 500, no? E poi volevo pure che finisse lì, perché sennò poi mi sarebbe venuta la tentazione di proseguire, no? Di fare una saga, invece no, il prossimo sarà ambientato in tutt'altro periodo e neanche in Calabria. In Kosovo. E sul finale ti devi fermare qua perché dobbiamo lasciare la suspense. Certo. Ho risposto a tutto. Hai risposto assolutamente a tutto e ti ringrazio. Se mi chiedi altro, io qua ci sto pure 2 ore. Volevo chiederti per quanto riguarda i quali d'Italia, che si è impiantata da poco in Calabria, quali sono i progetti futuri? I quali d'Italia è un'associazione diffusa a livello nazionale, si sta formando ora a Cosenza, siamo proprio ancora in nuce quasi. All'inizio spero abbia successo, lavoreremo per questo, tra l'altro ecco, si occupa dei diritti civili, sociali, in modo particolare dei diritti delle persone LGTB, ma non solo, e non è in contraddizione con l'appartenenza ad altre associazioni, anzi si pone un po' anche come una sorta di rete per collaborare, per fare delle battaglie comuni più organizzate. Questa l'iniziativa di questa sera, ma anche altre, grazie a Marco in particolare, a Riccardo, vanno verso questa direzione, unire il movimento, tutte le persone, fare delle battaglie comuni in varie forme. Ognuno dà il suo contributo per quanto può, è importante, è lo scopo, poi l'obiettivo è il contributo degli eterosessuali, della società civile in genere, perché se no non saremmo qui a fare questo, è perché ci interessano molto gli altri, la stima, l'apprezzamento della società civile in genere. E ti ringrazio, grazie davvero Vincenzo e tanta buona fortuna al tuo libro che sta già avendo molto successo e ci ha parlato di questo finale, per cui ho un invito a leggerlo, ad acquistarlo e a leggerlo questo libro, perché attraverso il romanzo si vanno a snocciolare poi dopo tutti questi temi di cui stiamo trattando questa sera. Allora io saluto e invito anche per un saluto che rivolgerà a tutti noi, saluto Giovanni Iaquinta che è l'assessore alla cultura del comune di San Giovanni in Fiore e che invito qui al podio per rivolgerci un saluto.
Ma soprattutto, visto che siamo, diciamo, in tema anche di diritti, volevo anche chiedere all'assessore se l'amministrazione sta pensando ad altri appuntamenti dove si può parlare di omofobia, dove si può parlare di diritti della comunità LGBT, e se l'amministrazione pensa a quel poco che si può fare per dare qualche diritto in più e